Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Problemi di erbacce. Queste sono infestanti. Oggi vi faccio vedere come togliere con questo attrezzino qui, con questo sarchiatore manuale. Nulla di nuovo, non ho inventato niente ovviamente. Però vi dico solo che l'anno scorso quando l'ho comprato, l'ho utilizzato così come preso e ho avuto la stessa espressione di Fantozzi con la corazzata Potionchi. Infatti l'ho riposto immediatamente dopo 5 minuti. Poi però ci ho ripensato, ho cercato di capire perché gli altri utilizzavano e io non ci riuscivo. E sono arrivato ad alcune conclusioni che adesso vi faccio vedere. Sono molto semplici, ma se utilizzato nel modo corretto, fa il suo lavoro. Rieccoci sul canale. Quali sono le operazioni da fare per utilizzare al meglio questo sarchiatore? La prima cosa da fare quando vi arriverà, prima di utilizzarlo, se non volete buttare via tempo e fatica, sarà quello di fare la lama a questa lama qui, con un flessibile, con una lima, fate la lama di qua e di là. Non dico che deve essere tagliente come un rasoio, ma insomma deve essere affilato. La seconda cosa da fare è attendere che il terreno si intempera, ovvero che non sia né troppo bagnato e neanche troppo asciutto. Io quando l'anno scorso l'ho provato, avevo il terreno secco, era crepato dal caldo. In quelle condizioni l'erba non si staccava ma neanche con le cannonate. Stamattina ha piovuto e quindi mi è venuto in mente che forse è il momento giusto per farvi vedere come funziona questo sarchiatore qui. L'operazione è molto semplice. Lui con questa lama taglia l'erba che trova sul suo cammino. E lascia il terreno bello pulito. Ora, se vogliamo utilizzarlo a pieno, con i denti, ogni tanto andrebbe smossa la terra per far sì che le infestanti trovino terreno poco fertile e, caso dovessimo dare della sostanza nutritiva alle piante, con questo riusciamo a smuovere il terreno e quindi a interrarlo. Ecco, vedete la comodità di avere un terreno in tempera, perfettamente umido al punto giusto. Ora non ho il terreno asciutto, però vi assicuro che non c'è proprio possibilità di utilizzarlo. Vi mostro un'altra angolazione. Ed ecco qua. Ovviamente, se trovate i rami più coriacei, un colpetto sopra. Ecco qua. Allora, ne esistono di vari modelli. Quelli più semplici hanno soltanto la lama, non hanno il rastrello. I più belli hanno una lama che è basculante, quindi voi potete utilizzarlo sia all'andata che al ritorno. Non l'ho ancora provato, ma se funziona penso che si risparmi tempo e fatica. A me serviva uno con la lama così, questo l'ho pagato intorno ai 15-20 euro. Vi lascerò poi il link in descrizione per le caratteristiche tecniche. Io l'ho preso in negozio della Papillon, ma online lo trovate di ogni marca e modello. E quindi magari se vi può venire utile, se tenete conto appunto di queste due accortezze, fare la lama e avere il terreno in tempera. Vi faccio vedere il lavoro di precisione vicino ai fagioli. Ecco, per la precisione questo è il suo punto forte, perché riesco ad andare vicino alle piante, se no l'alternativa sarebbe quella di toglierle a mano. E col terreno così mi viene facile fare anche un po' di rincalzatura, che tanto dovevo farla. Ecco qua. Ovviamente avete visto che qui ho le patate, queste vanno rincalzate, farò un video a parte e vi parlo anche del nuovo concime a base di potassio che sto iniziando a utilizzare adesso, a base di Borlanda, e questo lo vediamo in un altro video. Video molto semplice, volevo solo presentarvi questo prodotto, l'ho acquistato, come vi dicevo non è un video sponsorizzato, magari può venire comodo anche a voi nel vostro orto. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi, vi auguro una buona giornata, ci vediamo giovedì prossimo.